Andiamoli a seguire. Con qualche prudenza l'uno Sveva Black. Parte molto forte Selvaggia Caff, che viene attaccata a largo da Savoldi. E Velotti spinge, passa su Selvaggia Caff. Savoldi leader su Selvaggia Caff. Sulla prima curva 15 il primi 200. Terza posizione c'è Simeon con allargo Self-Flying. Self-Flying non perde tempo, prova ad avanzare subito sulla testa. Savoldi è leader, 400 in 30, arriva Self-Flying. Insiste VP con la sua allieva, va su Savoldi che prova a contenerlo, ma Self-Flying ha argomenti persuasivi, passa. 600 però in 44,3 dalla seconda fila, una misura per la Yankee Slide di VP. Savoldi deve essere sostenuto per seguire il ritmo, si affaccia Selvaggia, intanto ha avuto problemi Sveva Black. Selvaggia va in scia alla leader, poi Simeon, tutto il resto del gruppo variamente disseminato, in errore anche Seneca Egral. Si va così a metà della retta opposta, Self-Flying, Selvaggia, Simeon, Siria Laser, cala Savoldi, avanza anche Sorrento Lod dal gruppo. Si va sulla curva finale, Self-Flying con una di vantaggio su Selvaggia, frazione in 15-1, accelera Self-Flying, prende un paio abbondanti a Selvaggia, gli altri molto più indietro a litigare per un piazzamento. Self-Flying sostenuta, Selvaggia rimane a quelle due lunghezze abbondanti. Retta d'arrivo, Self-Flying non va più di gas, va ancora bene avanti a Selvaggia. Si è accucciata un po' Self-Flying, ma è sempre netta in avanti. Non ci sono problemi nel finale. Self-Flying, Selvaggia, Simeon, poi Sorrento Lod e quinto Siria Laser. 2-3 abbondanti, 1-17-1 per Self-Flying, una Yankee Slide e Legend Flying, i colori di Antonio Altruda, VIP dell'Annunziata al training e alla guida, dopo alcune prove non troppo fortunate ma sempre in buona compagnia. Self-Flying va via liscia e vince agevolmente, conferma la sua regolarità Selvaggia Caff. Per il terzo un debutto onesto di Simeon, è tutto, VIP al doppio.